Estamos. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, Raffaella. Come va? Cominciamo a Bene. salutare tutti quelli che ci stanno seguendo. Sì, certo. Per fortuna questa volta nessun inconveniente tecnico, Ci siamo quindi. riuscite, che ci siamo allenate. Esatto, quindi questa è la prima buona notizia. Ah, già che abbiamo cominciato bene col piede destro. Assolutamente. Buenos días, buenas tardes para todos, buen domingo. Gracias a todos los que están acompañándonos en este primer vivo 2021. Mi nombre es Rafaela Santoro, soy traductora pública de italiano. Vamos a estar acompañados también por la doctora Claudia Santoro, que es abogada, a la cual le agradezco que esté participando hoy de este vivo. La idea es que podamos abarcar todos los aspectos de la ciudadanía italiana, iure sanguinis, pero con el pequeño problema que tienen muchos descendientes de italianos, es no poder acceder al turno consular. Así que, si les parece, bueno, ya algunos. Quizás los más nuevos no me conocen, pero bueno, en los posteos me pueden conocer. Quisiera hacer una breve mención para quienes no conocen a Claudia, es abogada italiana, se especializa en ciudadanía italiana hace más de 15 años, se ocupa de toda la parte judicial con Brasil ya hace varios años, con México y también con Argentina. Ti ho presentata. Grazie Che hanno tutti Raffaella. il piacere di conoscerti. Grazie Raffaella, il piacere è mio di essere tua ospite e di essere qui in compagnia tua e dei nostri spettatori. Questa domenica speriamo, insomma, di darvi delle notizie, delle informazioni utili per aiutare i discendenti nel processo di cittadinanza. So, insomma, che questo è un argomento che sta a cuore a tanti, perché è un argomento, insomma, che risale alle radici, no, di ciascuno, per cui sono tanti discendenti che cercano di ritornare alle origini, in qualche modo, io le chiamo sempre, le pratiche del cuore queste. E quindi è bello essere in tua compagnia ed è bello essere in compagnia dei nostri ospiti ai quali ho, insomma, il piacere di raccontare alcune cose. Noi, come sai, Raffaella, ci stiamo da un po' di tempo affacciando sull'Argentina, insomma, come lavoro. Però, come già hai detto anche durante la presentazione, io lavoro con il Brasile, con il Messico e tenevo tanto a fare questo live con voi argentini, tu sei italo-argentina, però con l'Argentina, proprio perché mi sono accorta nelle varie conversazioni, nella corrispondenza che ho spesso con, insomma, persone dell'Argentina, che loro non conoscono questa che è la strada alternativa per ottenere diciamo, per risolvere il problema del turno, per ottenere un appuntamento al consolato. Non so se brevemente vuoi riassumere a beneficio di quanti non. Sì, infatti mi devo ricordare di tutto quello che hai Sì, detto. almeno in sintesi. Prima di tutto della pratica del cuore, che è proprio così. Entonces, justamente Claudia se refería a que estos trámites no son meros trámites, ella justamente lo llama los trámites del corazón. Todos los descendientes de italianos que están buscando como, ¿no?, la zanahoria, poder obtener la ciudadanía. Es justamente algo que es volver a las raíces y recuperar algo que nos sea devuelto, algo que es nuestro, que es el derecho de ser italianos. Porque, como digo siempre, nacemos italianos, no nos volvemos italianos. Italiani si nasce, non si diventa, giusto? Questo l'ho aggiunto Esatto, io. questo, e questa è una cosa giustissima. Vai, prosegui nel racconto di quello che Nel ho. racconto, nell'interpretazione. Sì. Claudia se referiva justamente a su larga experiencia, a su rica experiencia con Brasil. Ya en nuestros posteos, esto lo agrego yo, como dato de color, lo hemos mencionado.
el trámite en algunos consulados italianos en Brasil demora de 10 a 12 años, una locura. Para nosotros los argentinos realmente casi es impensado decir, bueno, en 12 años voy a ser ciudadano, porque por la inseguridad y la situación que vivimos día a día no sabemos qué nos puede pasar en un mes, nuestra vida va cambiando todo el tiempo. Claudia tiene mucha experiencia con Brasil, con México, y realmente le interesaba muchísimo que podamos asesorar también a los descendientes de italianos aquí en Argentina, porque sabe realmente la problemática que existe para poder obtener el turno, justamente por este sistema tan crítico, por decir de alguna forma, de la videollamada de WhatsApp, ¿sí? Eso realmente es bastante complejo. Entonces vamos a abordar ese tema. Allora, volevi aggiungere qualcos'altro o ci tuffiamo? Nos ambushimos nel vivo o querés agregar algo? Allora, Raffaella, nulla. Io ringrazio, vedo che si stanno collegando diversi ospiti, sì. Quindi abbiamo anche fatto bene a fare questa breve introduzione per permettere loro, insomma, di collegarsi, perché noi siamo stati più che puntuali. E io sono stata a un compleanno di un amichetto di mio figlio in piazza, corretto, dico, sto in live. Come dicemmo, Raffa, come abbiamo già detto nell'altro live, noi siamo multitasking in quanto mamme, lavoratrici, professioniste, quindi insomma riusciamo a dividerci nei nostri compiti e a portarli avanti nel modo migliore. Dunque sì, se vogliamo possiamo anche insomma entrare un attimino nel vivo. Ti chiedo, Raffaella, per favore, a beneficio di quanti si stanno collegando, di quanti hanno bisogno un attimino di fare anche il punto della situazione, di brevemente raccontare insomma il concetto di iure sanguinis, cioè la cittadinanza per discendenza, quindi per nascita da un avo italiano, per cui diciamo quello che affrontiamo e racconto un attimo in breve anche a qualche qualcuno che si sta collegando, che magari in italiano ha bisogno di una breve spiegazione. Stanno arrivando ancora altri partecipanti, esatto. E poi alcuni mi hanno detto no, purtroppo lavoro, ma lo salvate, sì, queda gravato, certo. Il vivo en la sección de vivos del perfil de traducciones, así que, bueno, todos los que se van llegando, gracias por estar un domingo, que encima, mira, una jornada bellísima de sol, propio estiva, terrible, propio bello, no, anche qui una bella giornata, así que gracias. Vai, e voi siete col freddo per una bella giornata? Sì, una bella giornata fresca. Beh, no, qui fa caldissimo. Así que gracias a todos los que se están conectando, que están llegando, a todos los que no pueden verlo porque están trabajando y me dijeron, uy, no puedo ver, tranqui, está guardado, después se guarda, lo van a poder ver. Y además, volevo aggiungere, Claudia, el nuestro grupo, abbiamo el grupo. Sì, abbiamo creato da poco un gruppo Facebook a cui insomma cominciamo ad avere un po' di partecipanti perché sono interessati appunto a questo tema, è il tema del turno per l'accesso alla cittadinanza, quindi magari se lo pronunci tu che con la tua pronuncia da, io ti, come ti dico, la mia pronuncia portegna. Ecco. Allora, vai. Entonces, come menzionava Claudia, unimos nuestra sabiduría y nuestra inteligencia y siempre ganas de seguir trabajando para los clientes. Creamos un grupo de Facebook que se llama Ciudadanía Italiana, Proceso Judicial por Imposibilidad de Acceso al Turno Consular. Así que todos los que tengan esta problemática y quieran asesoramiento y les interese, pueden agregarse al grupo, mandan solicitud y se agregan. Se tu vuoi, non so che ore sono, adesso 12:10, che dici? Ci abbiamo? Allora io, Raffa, io direi in questo modo faccio una brevissima sintesi, io a beneficio di quanti magari italiani che non conoscono insomma la problematica e che possono essere collegati, e poi cominci tu con la tua sintesi. Quindi dicevo, il concetto di cittadinanza, iure sanguinis, è la cittadinanza per discendenza, quindi per appartenenza ad un avo italiano. E la cosa importante è che tutti
tutti i discendenti, affinché insomma possano ottenere la cittadinanza, debbano essere appunto discendenti dall'italiano e non c'è un limite generazionale. Quindi questo è davvero interessante proprio per quanti vogliano insomma richiedere la loro pratica di cittadinanza. Dai, Raffaella, comincia anche tu con insomma una. Cominciamo. Vai. Vuoi che cominci proprio per questo, per il concetto iure sanguinis, appunto, Vai, a sì, proposito appunto, della tua va bene. introduzione? Perfetto. Vai pure. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía italiana, justamente nos referimos a iure sanguinis. ¿Por qué? Porque nos referimos a lo que es la ciudadanía por descendencia, ¿sí? Por la línea de sangre, consanguinidad. El requisito fundamental es tener un avo, un antenato italiano. ¿Sí? Lo importante es, primer requisito, descender de un italiano, el pobre italiano que emigró y vino a hacerse l'America. Qui si dice così, gli italiani venivano a fare l'America. Che bello. Entonces, ese es el requisito fundamental, tener descendencia, o sea, ascendencia italiana, descender de un italiano, como primer punto, ¿sí? Es tener en la línea de sangre un italiano, descendemos de ese italiano. Característica fundamental, que creo que es muy importante y a veces se presta confusión y es como un mito que se va difundiendo entre la gente. No hay límite de generación, o sea, la ciudadanía se va traspasando de generación en generación, ¿sí? Se va transmitiendo. No hay un límite, o sea, podés descender de un abuelo, de un bisabuelo, podés tener un tatarabuelo, un chosno italiano y podés acceder a la ciudadanía. Lo importante es que este italiano no se haya obviamente naturalizado argentino. Si se naturalizó, por eso siempre hacemos, lo primero que recomendamos es hacer el trámite de cámara electoral. Si se naturalizó, lo importante es que haya ocurrido esta naturalización luego del nacimiento de su hijo, ¿sí? Fundamental. Ahora, si el italiano vive y se naturalizó, obviamente puede revocar esa naturalización y puede readquirir la ciudadanía. Pero bueno, vamos a hablar de las personas obviamente fallecidas. Importante que no se haya naturalizado y si se naturalizó, que esta naturalización haya ocurrido luego del nacimiento de su hijo. ¿Sí? Parliamo allora, iure sanguinis senza limiti di discendenza. ¿Sí? Sì. Vamos a hablar de otro requisito fundamental, una característica. No es necesario, si vos querés tramitar tu ciudadanía, que un familiar lo haya hecho antes que vos para vos poder adquirir la ciudadanía. Vos podés comenzar tu trámite desde cero, desde el italiano hasta vos, sin necesidad que alguien haya tramitado la ciudadanía antes que vos. Otra cosa fundamental es la documentación. Los documentos que necesitamos son los documentos desde el italiano hasta el último solicitante, hasta la última persona que va a adquirir la ciudadanía, ¿sí? Los documentos son partidas de nacimiento, de matrimonio, de función, pero eso lo dejamos entre paréntesis para después hacer una pequeña aclaración y el certificado cámara electoral. Esatto. Allora, abbiamo parlato, Claudia, concetto iure sanguinis, abbiamo parlato che non ci sono limiti di generazioni, abbiamo parlato che non è necessario che un ascendente faccia prima la pratica di me per poter avviare la pratica del riconoscimento e abbiamo parlato di che documenti sono necessari. Sì? Benissimo, benissimo. Vuoi che cominci un po' a parlare Sì. di amministrativa giudiziale? Sì, Raffaella, quello Ti va? volevo, appunto, sì, se puoi per favore spiegare ai nostri ospiti, insomma, la differenza tra cittadinanza amministrativa, quindi quella che si fa in consolato o in comune, a seconda, insomma, che si fa lì da voi in Argentina, piuttosto che in comune qui in Italia, e quella giudiziale che è quella per via materna, quindi per i nati prima del 48, quella, insomma, Infatti. chiamata così, appunto, materna.
giudiziale, quella insomma di cui vi vogliamo questa. raccontare. Quindi io non anticiperò nulla perché piano piano raccontiamo insomma Piano piano. questa strada alternativa che diciamo Disveliamo. noi vi sveliamo, sì, che non tutti conoscono. Ok. Vai, vai pure, Razza. Entonces, allora mi avvio. Entonces, dentro de lo que estuvimos hablando de la ciudadanía iure sanguinis, sí, ciudadanía por descendencia, vamos a encontrar la vía administrativa y la vía judicial. Dentro de la vía administrativa tenemos el trámite a través del consulado que nos corresponde por domicilio, ese por un lado. Por otro lado, tenemos el trámite en el comune italiano que elijamos para hacer el trámite, que no es necesario que sea el comune de origen del pobre italiano que vino de Italia. ¿Sí? Non è necessario che sia il comune di origine dell'antenato. La gente Giusto. può elegir cualquier comune para hacer la ciudadanía, para iniciar su trámite de ciudadanía. Entonces, por un lado, como les decía, tenemos el trámite que podemos presentar en el consulado italiano que nos corresponda a través del turno, ¿sí? Por el otro lado, tenemos el trámite administrativo que la gente decide ir a realizar personalmente a la comuna italiana. Esto implica tener que viajar todas las personas que vayan a solicitar la ciudadanía, ¿sí? Y hay que permanecer en la comuna el tiempo que dure el trámite, no es que presento y me voy. Hay que quedarse residiendo, fijar residencia ahí y quedarse. Por otro lado, tenemos la vía judicial. Como ustedes saben, esto fue durante muchos años una traba. Decían, cuando hay una mujer en la línea no se puede tramitar la ciudadanía, es totalmente falso, ¿sí? Cuando hay una mujer en la línea de descendencia y que haya tenido un hijo antes de 1948, el trámite del reconocimiento de la ciudadanía italiana se hace por vía judicial, que es algo que también hace Claudia, ¿sí? Que hacemos de la preparación de la documentación, las traducciones, y Claudia después los representa en el juicio. Esa es una vía judicial. Ahora vamos a hablar de la vía judicial por la cual estamos todos acá mirando, conectados en Instagram, el motivo de nuestro vivo. Esatto. El proceso judicial, que podemos llamar iure sanguinis, por demora del consulado, retraso del consulado, por imposibilidad de acceso al turno consular o contra las filas del consulado, o sea, contra esta espera que realmente, como les contaba antes, que en Brasil demora 10 a 12 años un trámite, bueno, en realidad, ya saben todos los que estamos en Argentina, la cuarentena que tuvimos, que el consulado no estaba otorgando turnos, se reactivaron casi a fines del año pasado, el turno por reconstrucción es por videollamada de WhatsApp. ¿Sí? Entonces hay que estar los días miércoles conectado 4 horas. Esta metodología justamente la puso el consulado, ¿para qué? Para que no haya ningún gestor inescrupuloso que tome el turno y después lo venda por muchísimo dinero. Entonces, realmente el tiempo que lleva entre que la persona puede conseguir el turno, que a veces duran años, están años intentando conseguir un turno, hasta la obtención de la ciudadanía puede casi extenderse a 5 años, ¿sí? Entonces, por eso hoy estamos reunidos para hablar de este proceso judicial ante esta imposibilidad de acceso al turno consular. E adesso tocca a te, però. Adesso Sì. devi parlare tu. Esponi, fai vedere Sì, come sei Raffa. brillante. Ecco, Raffa, allora, quello che tu hai raccontato sulle due forme, insomma, per ottenere la cittadinanza è giustissimo, quindi quella amministrativa io lo racconto a beneficio di quanti capisco, masticano poco come me ancora la lingua spagnola, quindi parlavamo quindi la tipologia amministrativa, come abbiamo accennato anche prima, e quella giudiziale. Io, in quanto avvocato, mi occupo appunto di questa tipologia, diciamo l'ottenimento della cittadinanza attraverso un processo.
Quella giudiziale, come tu ci hai raccontato, si può avere, come alcuni sanno, nel caso di via materna, quindi quando, come dicevi, una mujer, una donna ha partorito un figlio prima del 48, prima del 1948. In questi casi non è possibile ottenere la cittadinanza per via amministrativa, ma l'unica condizione, l'unico modo per ottenere la cittadinanza è appunto quella giudiziale. E questa, diciamo, è la tipologia, quella un po' più nota, che tutti conoscono. Ahimè, molti rinunciano al loro sogno. Quello che dicevamo prima, al loro sogno di farsi riconoscere cittadini italiani anche in questi casi, cioè nei casi in cui insomma vi è una donna che trasmette la cittadinanza il cui figlio è nato prima del 48. Ma quello che noi vogliamo raccontare è che, come dicevo in premessa, non tutti sanno, è appunto la possibilità di accedere alla via giudiziale anche nei casi in cui, come avviene da voi lì in Argentina, vi è un'impossibilità di prendere un appuntamento, di prendere un turno, perché sappiamo bene che da voi in Argentina c'è il sistema del WhatsApp, la chiamata WhatsApp, che è veramente un mostro, per quanto È uno insomma stress, è uno sì, stress. c'è uno C'è stress. gente che addirittura si mette la sveglia, capito? Per Sì, ricordarsi che deve chiamare il consolato. esatto. Ed è veramente una modalità, io direi, non lo so, brutale, perché in qualche modo si fa beffa, no? Di quelli che sono i diritti, li calpesta, perché Sì. è l'unico, racconto anche per chi non conosce questa modalità, è l'unico modo per richiedere la cittadinanza, ed è, che è, sappiamo, un diritto, insomma, quello che, tutte le belle parole che ci siamo dette prima, ed è un modo per cui in alcune ore, soltanto in alcune ore, di un solo giorno a settimana, giusto? Il mercoledì, mi sembra, Giusto, Raffaella. mercoledì dalle 10 alle 14 e diciamolo che comunque ci sono stati delle volte che non hanno potuto chiamare le persone perché magari c'è un problema, allora il consolato informa che quel mercoledì viene bloccato il servizio oppure che si riprende una settimana prossima, quindi non è che ogni mercoledì. Ecco, ancora di più, insomma, mi fai capire la criticità, insomma, di questa situazione. Dunque, in quelle giornate, solo in quella giornata, tante centinaia di discendenti provano a telefonare, quindi la linea si intasa, uno solo, o forse due numeri di WhatsApp ci sono, giusto, Raffa? Due numeri di WhatsApp, provano a telefonare e la loro speranza è legata ad un filo. Benché adesso no, abbiamo i cellulari, però diciamo un filo è quasi una metafora, perché capisci Sì. veramente quanto è labile la loro, insomma, la possibilità di riuscire. Ed è un terno al lotto. Sai che in Brasile una persona esperta di cittadinanza, che se ci ascolterà saprà benissimo che mi riferisco a lui, parla della mega fegna. La mega fegna è la lotteria, no? È come vincere una lotteria. Sì, infatti sì. Infatti sì. Prendere un turno. Scusa, quello che volevo aggiungere, che non mi ricordo se tu l'abbia detto prima o meno, Sì. questo servizio che si chiama qua appuntamento proprio per ricostruzione, no? I reesamines, è stato interrotto per tutta questa quarantena, quindi credo che intorno a tra 8-10 mesi non è stato fornito questo servizio ai connazionali. Figurati. Allora, è proprio come hai detto tu, è calpestare i diritti. Traduco Esatto. questa una cosa che così non Sì, me la sì, dimentico. sì. Claudia ovviamente si sta riferendo a questa impossibilità al servizio di videochiamata di WhatsApp, che è una vez por semana 4 horas. Solo que quería agregar, que no me acordaba, Cintia ya lo había comentado, el servicio estuvo interrumpido entre 8 y 10 meses por la cuarentena. Entonces realmente quería hacer hincapié a la frase que dijo al comienzo Claudia, es pisar
los derechos de la gente, porque no pueden acceder y presentar el trámite por el, para el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Scusami. Sì. No, no, figurati, hai fatto benissimo, anzi tu interrompimi perché magari io mi lascio prendere dall'argomento che è interessante e a cui tengo, tu sai, fai benissimo, ci facciamo tante chiacchierate, lavoriamo a quattro... E per fortuna lavoriamo e ci divertiamo anche. Ci divertiamo, sì, poi fai vedere quella foto di ieri, eh? Quella cosa poi la farò vedere ai clienti. La farò vedere con calma. Tutte le nostre chiacchiere, tenemos muchas, sì. Muchas, che è quello che hai detto prima, siamo mamme, siamo multitasking, lavoriamo anche di sabato, di domenica, però per suerte trabajando juntas realmente codo a codo, de la misma forma, porque trabajamos día y noche, muchas horas de trabajo y pocas horas de sueño, también logramos divertirnos y realmente el servicio que podemos ofrecer es fabuloso. Allora, è vero. Non ti interrompo e quindi, più. No, no, figurati, anzi sono ben contenta in modo che tu possa dare insomma le informazioni, quelle che aspettano i nostri ospiti, le puoi tradurre e quindi possano essere ben comprese da loro. Quindi dicevo, questo sistema arcaico, no? Un sistema che dicevamo calpesta i diritti. Da voi c'è il sistema del WhatsApp, della chiamata WhatsApp. In Messico io ho tanti clienti in Messico, che alcuni sono anche già collegati, che saluto. E lì c'è il prenoto online che anche a Rio de Janeiro, in Brasile, e anche lì, qui, insomma, però per figli diretti. Per figli diretti, sì, questo lo so. E dunque, insomma, la problematica è comune sì, a tutta l'America del Sud. E noi non possiamo permettere che questo avvenga, perché davvero significa tutelare i diritti delle persone, persone che, ripeto, spesso cercano di ritornare alle loro radici, perché magari vogliono ritornare nella loro patria, o soltanto perché hanno voglia di, come dire, dare un senso a quello che è stato, sì, al sacrificio dei loro avi, dei loro padri. Magari c'è un attaccamento anche, no? Sì. Penso che sia qualcosa di affettivo e anche, cioè, diciamolo, anche le crisi, le diverse crisi che si vivono qui spingono le persone, le spingono all'estero. È proprio come dici tu, cioè le ricerche delle proprie radici, però credo che sia anche un'opportunità grandissima di dare tante persone comunque lo fanno, cioè diciamolo, no? Tanti clienti che fanno il processo lo fanno per i figli, anche per i per nipoti. Per i nipoti, certo. È un'eredità questa, un'eredità che lasciano. Che lasciano sì, loro, sì. Ed è molto importante. È molto importante. Il tramite quindi, della ciudadanía italiana, scusa, volevo questo tradurre. Vai. Realmente, con las varias crisis que vivimos varios países de Sudamérica, realmente muchas personas se vuelcan a hacer el trámite de la ciudadanía para dejarle a los hijos y a los nietos esta posibilidad de tener un futuro mejor, de poder emigrar si así lo quieren, y también es una forma de volver a las raíces. No solo es una cuestión afectiva y de arraigo, sino también de ofrecer siempre mejores posibilidades y oportunidades. Sí. Ecco. Quindi Raffa, veniamo a noi, perché vedo che, sì, ci sono, che le persone cominciano a chiedere, riesco a sì, interpretare lo spagnolo e capisco insomma che fremono. Quindi come si fa? L'alternativa, Raffaella, l'alternativa che noi sì, offriamo... Sì, ma non volevi tu parlare di più, qualcosa di più, no?
Dimmi, Volevi dimmi, hai aggiungere qualcosa? qualcos'altro o mi tuffo io? Parlo No, io. io Che vuoi? volevo un attimino parlare di quella che è l'alternativa Ok. che stiamo offrendo, diciamo, quello di cui volevamo Perfetto. parlare. Quindi arriviamo proprio al nucleo, al fulcro della nostra conversazione domenicale. Vai. Allora, saluto anche una mia carissima amica che si è appena collegata e le faccio tanti auguri in diretta. Allora, scusate. Dicevo, quindi l'alternativa, qual è l'alternativa che noi offriamo, per evitare, per risolvere il problema dei turni, della richiesta di turni in consolato? L'alternativa è un processo in tribunale, processo che si svolge a Roma, presso il Tribunale di Roma. Cosa cambia? Cosa cambia rispetto a quella che è la procedura amministrativa, quella che si fa in consolato di cui tu hai parlato prima? Allora, cambia semplicemente, allora, i certificati sono gli stessi, quindi bisognerà consegnare a me, non al consolato, perché non si passerà per il consolato, i certificati. Tradotti ed apostillati, Perfetto. certificati di nascita, matrimonio, eventuale morte, perché come sappiamo, come sai, non è indispensabile, tradotti ed apostillati, così come anche il certificato di non naturalizzato, CNN, non argentino, così come lo chiamate voi. Sì. Dunque la documentazione è la medesima che occorre per la cittadinanza per via amministrativa. Cosa cambia? Cosa cambia? Faremo insieme, io poi ve ne manderò un modello, soltanto fare una procura notarile a mio nome. Io vi manderò un modello, quindi in modo che io come avvocato possa rappresentare voi in tribunale. Dunque, come dicevo, non si passerà per il consolato e quello che dovremo fare è fornire le prove dell'impossibilità di accesso al turno oppure dell'impossibilità, oppure delle lunghe file, per esempio nel caso degli altri consolati. Dunque, per sintetizzare, in modo che tu mi possa tradurre, Raffaella, la documentazione è la medesima, c'è da fare in più la procura in mio favore, di cui vi manderemo modello, quindi non vi lasceremo mai soli, ma poi questo lo diremo più Ma avanti, no, ma no, ma no. e le prove. Come fornire le prove? Perché leggo che molti mi stanno scrivendo. Come fornire le prove di impossibilità di accesso? Poi di questo ne parleremo un attimo più avanti e comunque ne parleremo, come Raffaella ci dirà, anche insomma, nel corso del rapporto. Quando insomma, deciderete di accedere alla cittadinanza per via giudiziale, noi vi apriremo le nostre porte e il nostro cuore. Guarda quanti cuori ho! Le Tanti, nostre tanti. porte, il nostro cuore e vi daremo insomma le istruzioni che sono semplici, semplici, ma quelle basteranno per fornirmi le prove di impossibilità di accesso al turno. Con questo, documenti, procura e prove, andremo in tribunale. Vai, Raffa, e proseguiamo dopo con l'italiano. Adesso ti riposi tu. Dai. Allora, vengo io. Entonces, justamente Claudia se refiere a esta vía alternativa judicial. Obviamente no se pasa por el consulado, porque ustedes no presentan la documentación en el consulado, sino se la entregan a ella. La documentación es la misma, solamente que va apostillada y traducida. La diferencia, además, es poder letrado, ¿sí? Los solicitantes de la ciudadanía italiana hacen un poder ante un escribano público para que, obviamente, pura y exclusivamente para la representación en el juicio, porque ci sono persone che ascoltano procura e diventano pazze,
Ah, claro. Es un poder ante un escribano público para la representación en el juicio, ¿sí? Es para eso exclusivamente. Poder letrado a favor de Claudia, preparamos toda la documentación y se necesitan las pruebas de esta imposibilidad para acceder al turno consular, que como dijo muy amablemente Claudia, una vez que ustedes decidan avanzar con el juicio, nosotras le abrimos las puertas de nuestra sabiduría y de nuestros corazones, los vamos a acompañar y les vamos a decir cuáles son las pruebas que hay que presentar para demostrar esta imposibilidad de acceso a poder tomar este turno. ¿Sì? Esatto, Raffaella. Quindi, diciamo, la strada è semplice. Se deciderete di farvi seguire da noi, vi accompagneremo per mano. Vi accompagneremo per mano e vi indicheremo la strada. Leggo alcuni commenti, sono simpatici, quindi davvero mi distraggo. Io non sto più leggendo, non arrivo più a leggere. Vedo le persone che si collegano. Me l'ha chiesto tante volte. Carla, me l'hai chiesto tante volte. ¿Podrían informar cómo se demuestra la imposibilidad de acceso al turno? Ya me lo preguntaste un par de veces. Por eso decíamos, una vez que ustedes decidan acceder al turno, que ustedes decidan que nosotros podamos ofrecerles estos servicios, les brindamos toda la información. Gracias igual por volver a preguntar. Lisa, un beso. Ci manda Lisa un bacio grande. Sì, un bacio, grazie, Lisa. Lisa è la nostra genealogista che ci aiuta nelle ricerche più improbabili e ci risolve tanti problemi. La miglior genealogista del mondo mondiale. Ahí veo colegas que también, ci sono mie colleghe che salutano, grazie del video. Non c'è una cosa più spettacolare al mondo che avere una persona che fa il tuo lavoro, il tuo mestiere e che ti fa i complimenti. Grazie, sì, perché eso sta buonissimo. Quando un collega felicita altro per algo, eso es geniale. Así que gracias. Ecco, potete spiegare i tempi, per favore, chiede la collega. Adesso ne parleremo. Arriviamo. Parlavamo delle prove, le prove ve le vi faremo sapere, però quello che dovete vi faremo sapere delle prove quando deciderete di affidarvi ai nostri servizi, ma quello che dovete sapere è che è tutto molto semplice. Ci sono sì. clienti che ci sono miei clienti che sono collegati, ai quali ho anche risposto adesso via WhatsApp e che di cui rinnovo i saluti, che sono in Messico, che già hanno raccolto tutte le prove e sono già in fase avanzata. Questo per far capire che è un modo semplice di risolvere un problema complesso. Ed è importante Scusa. Che loro lo sappiano. Vai, Raffa. Volevo rispondere a tre persone. Allora, sì. Prima cosa, è un Gustavo. Gustavo dice, se ho tutti i documenti tranne l'atto di matrimonio dell'antenato italiano, che dice che per lui risulta impossibile, che non lo trovano, può sì. scegliere la via giudiziale? La può scegliere. Se lui ci contatta, gli daremo le istruzioni, mi fornirà qualche elemento per giustificare la mancanza di quel certificato e possiamo procedere anche senza. Quindi magari Bene. Me lo puoi un attimo riferire. Sì. Gustavo, contactanos y te explicamos cómo seguir. Poi, en el caso del prenota online, de turno por prenota en Argentina es solamente para hijos directos, o para pasaporte. Sí. Por lo tanto, no es este un problema el prenota. Tenés que hacerlo sí o sí, porque la vía judicial no se está haciendo para hijos directos. ¿Justo, Claudia? Sí, exacto. La vía judicial para hijos directos no va.
Allora, io non, no, non la consiglio perché non va ancora, non è ancora, non la consiglio ancora, per la verità, perché tu Ok, sai, insomma, che noi perfetto. siamo Come persone. vedete siamo oneste. Assolutamente, Porque assolutamente. otro le dirían, sí, vení que te hago el juicio por hijo directo. Per No, injusticia. Claudia se los dice, pero lo digo en porteño, les canta, les bate la posta. No les va a decir que se puede hacer cuando no se puede hacer. Esatto, Y si esatto. alguno tiene una duda acerca de si cumple los requisitos o no, nos pueden mandar un mail, coordinamos, hacemos videollamada con los clientes y vamos avanzando. No se queden con ninguna duda. Nosotros asesoramos y acompañamos a los clientes en cada etapa del proceso, desde Sí. la búsqueda genealógica, de armar un árbol genealógico cuando no tenemos idea de dónde nació el antepasado, que quizás tenemos diferentes datos y no sabemos a qué común hay que pedir la partida. Se hace una búsqueda genealógica, localizamos la documentación, hacemos el pedido de las partidas, armamos la carpeta, ya sea carpeta consular o el expediente judicial, hacemos las traducciones, las legalizaciones y la carpeta queda lista, lista para ser presentada, para que Claudia la reciba. ¿Sí? La va recibiendo incluso digitalmente. Ustedes pueden quedarse tranquilos que realmente hacemos todo. No tienen que preocuparse de ningún detalle. Scusa, Esatto. non so se ti avevo interrotto prima. No, no, non mi ha interrotto, non mi ha interrotto. Quindi, Raffa, possiamo, se non ci sono insomma altre domande a Ci cui sono, rispondere in ce ne sono, scusa. Dai, vai, vai, Mi sento perché un po' tanto se no Raffaella poi. Carrà oggi, Sì, ma tu anche per sei la vecchiaia, sono più vecchia di Raffa. lei. Allora, senti, hijos menores no se incluyen en el juicio, i figli minorenni, i figli minori vanno Allora, i figli inclusi nel minori, allora, processo? io in genere li includo nel processo, in questo caso la procura, quindi il poder, è fatto da entrambi i genitori. Perfetto. E comunque le Ovviamente. altre indicazioni gliele forniamo dopo, diciamolo, Sì, comunque. assolutamente. Però un'indicazione, Raffa, che è importante da fornire, oltre che insomma è stata anche oggetto di varie domande, dei vari quesiti che leggo, è per quanto riguarda i tempi del processo. Sì, questo Sì, volevo pure fare un breve commento. Entonces, esatto. cuando hay hijos menores, sí se incluyen en el poder y firman los papás ambos progenitores en representación del menor. De todos modos, cuando ustedes deciden hacer el juicio, nosotros le pasamos exactamente el modelo de poder con lo que debe incluir. Voy que parliamo delle caratteristiche del processo. O parliamo adesso anche della durata. Sì, Dimmi tu. Perfetto. volevo parlare un attimo della durata, così insomma completiamo questo passaggio, perché è stato, ripeto, è stato oggetto di varie domande che leggo, quindi per Sì. non tenere più gli spettatori sulle spine, i tempi del processo. Il processo, allora, i tempi sono molto relativi, nel senso che un processo in media dura 18-20 mesi, in media. Ma ti dico che ci sono alcuni processi che durano anche meno. Anche io ho avuto una sentenza in nove mesi, per esempio. Naturalmente non posso promettere che avvenga in 9 mesi, quindi io ti dico un tempo Certo. medio, che è quello di 18-20 mesi, perché non dobbiamo mai deludere le aspettative dei nostri clienti. Però ti dico che in 9 mesi ho ottenuto una sentenza che ha riconosciuto cittadini italiani i richiedenti. Ed è questo poi un aspetto anche importante a cui dobbiamo accennare, è che appunto la cittadinanza è per tutti i richiedenti, non come per esempio avviene in consolato, che la domanda è fatta da una persona e la cittadinanza poi viene. Questo ne parleremo avanti. Quindi, Raffa, ti prego un attimo di Sì, insomma di tradurmi sui tradurre. tempi e poi parleremo ancora un po'.
Ancora un altro po'. Entonces, Claudia justamente hacía referencia a la duración de este proceso. El promedio es entre 18 y 20 meses. Ella justo mencionaba de un proceso que salió en, ya tuvo sentencia favorable a los 9 meses, pero que realmente ella lo que prefiere es no sumar más expectativas a los clientes. Es siempre decir como el tiempo máximo, ¿sí? 18 y 20 meses. Si salen menos, obviamente mejor todavía. Hai detto di qu in quanto tempo sono riuscita ad ottenere la Sì, sentenza? nove Raffa, mesi hai confermi? detto tu, sì, perché Ok, mi ricordavo che erano stati meno è di 10 mesi, ma non mi una ricordavo 8 o 9. gravidanza, una gravidanza. Ah, vabbè, va bene, così. Allora, volevo, ascoltami, perché c'erano due persone che stavano chiedendo, aspetta, perché praticamente in provincia altri consolati non hanno ancora aperto i turni, quindi le persone si stanno ancora lamentando. Comunque Bene. volevo ancora sottolineare che questo processo non va, come abbiamo detto prima, per figli diretti, soltanto per ricostruzione. Esatto, Eh? sì. Así que todos los que tengan problemas con el prenota en consulados de provincia nos pueden contactar para el proceso judicial siempre y cuando sea por reconstrucción. Recuerden que no estamos recomendando ni tampoco ofrecemos el servicio ni la representación, obviamente, asistencia legal para lo que es juicios para hijo directo, porque realmente no son favorables las sentencias. Sì, esatto. Allora, vuoi che Dunque, parliamo un Raffa, attimo dei vantaggi? Ti va? sì, vai, di vantaggi, certo. I Io volevo, vantaggi del questo processo. già lo possiamo inserire come vantaggio, quello che stavo appunto per dire prima, ed ossia, il processo esclude il passaggio in consolato. Quindi si fa Quello il processo. sicuramente. Perché alcuni non capiscono un po' questo, insomma, questo passaggio qui. Quindi si fa il processo e si evita di andare in consolato. Quindi Sì. non bisognerà più telefonare col WhatsApp, col prenota No. online, tutte quelle cose che ci siamo Avrete raccontati. la giornata libera, 4 ore Avrete di la giornata libertà. libera, anche il mercoledì Così. avrete. Entonces, Ve como l'abbiamo. dice Claudia, lo importante es recordarles que no se pasa por el consulado, se hace por la vía judicial. Por lo tanto, ustedes no van a tener que estar más llamando con la videollamada de WhatsApp. Esatto, Sì? non si pagherà ovviamente la tassa al consolato, quei No. famosi 300 I euro che 300 euro, los prendono, 300 euros no se pagan. non si pagano, e soprattutto, questo diciamo lo possiamo inserire, Raffa, nei primi cioè nel primo vantaggio, la ordinanza, diciamo sentenza, ma in realtà è un'ordinanza che viene Un'ordinanza. emessa dal tribunale, dichiarerà tutto. I partecipanti al processo cittadini italiani. Quindi non bisogna, cioè non è necessario, così come avviene in consolato, che ciascuno faccia la propria domanda e che venga convocato in consolato singolarmente, ma tutti insieme, tutti i partecipanti al processo, quindi che abbiano una linea diretta di discendenza con l'italiano, questo è chiaro, è il presupposto, l'unico presupposto, vengono con un'ordinanza dichiarati italiani. Perfetto. Quindi questo io direi che Perfetto. è il primo vantaggio, cioè il vantaggio sta appunto con un'unica pronuncia vanno tutti Comunque insieme. di vantaggi ce ne sono tanti, eh? Non è Sì, una sola ventaja, sono no, muchas. no, assolutamente. Diciamo questo è il primo, diciamo, per iniziare, tutti insieme partecipano, non singolarmente si rivolgono al consolato. Questo se in caso, se ce lo vuoi tradurre a beneficio Sì, di se quanti non mi hanno. non hanno Vai. capito. Allora, lo primero que Claudia decía, la primera ventaja, no hay que pasar por el consulado. Segunda ventaja
es realmente cuando sale la ordenanza, porque no es una sentencia, justamente es una ordenanza, dice que son italianos todos al mismo tiempo. A ver, acá cuando ustedes tienen que pedir un turno, llaman y es un turno por persona, ¿sí? Entonces, es un turno por reconstrucción, por ejemplo, para alguien que quiere obtener la ciudadanía, no sé, por abuelo, por bisabuelo, tatarabuelo, turno por reconstrucción. Si no tiene, obviamente, la posibilidad de pedir el turno por hijo directo porque ya hay un trámite abierto, un expediente abierto, que su padre ya hizo el trámite por reconstrucción. Esa persona va a tener que llamar con la videollamada WhatsApp y pedir el turno por reconstrucción. Si además esa persona tiene más hermanos y quieren pedir el turno, también van a tener que llamar todos y cada uno de ellos y pedir el turno por reconstrucción por videollamada de WhatsApp. Entonces, la enorme ventaja del proceso judicial es que pueden incorporarse al proceso todos y cada uno de los descendientes del italiano, todos, hijos, nietos, sobrinos, ¿sí? Todos pueden ingresar al mismo proceso y obtener la ciudadanía al mismo tiempo. Por lo tanto, además, a mayor cantidad de personas van a tener un notable disminución de los costos, ¿sí? Recuerden, volevo accennare questo, cara, que cuando le persone fanno la pratica al comune, quando vanno per via amministrativa, ottiene la cittadinanza soltanto quello che viaggia. Certo. ¿Sí? Entonces, les recuerdo esto, porque hay mucha gente que dice, sí, yo viajo y me voy a hacer la ciudadanía a la comuna. Ok. La ciudadanía en la comuna la obtiene únicamente aquel que viaja. Entonces, pensemos simplemente en esto. La documentación no es algo que uno dice, la preparo en unos días y ya, me compro el pasaje y me voy. No. Llevan meses de preparación, porque acá, como saben, los ministerios además están cerrados, entonces hay como una demora si lo hacen de una forma, si lo hacen de otra. Entonces, ustedes deciden viajar a hacer el trámite en Italia, puede obtener la ciudadanía solamente el que viaja, y ustedes van a tener que considerar el gasto de aéreo, de alquiler de una casa, de vivir esa cantidad de meses en esa comuna sin poder trabajar. No solo eso, pensemos que estamos en un contexto de pandemia. Entonces, las cosas van cambiando todo el tiempo. Ustedes ven las noticias todos los días. Tal región está roja, tal región está aranchone, naranja, otra está amarilla. Bueno, va cambiando todo. Entonces, una región que quizá está amarilla o aranchone, pum, de golpe y porrazo pasa a ser zona roja. Entonces, ustedes quizás hablaron con alguien, sí, tal comuna me hizo la ciudadanía en 2 meses. A ver, paren un poco. Hoy por hoy, ¿cuánto están demorando? ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia. Entonces, la comuna que estaba demorando 3 meses puede demorar hasta 6 o más. ¿Sí? En cambio, paradójicamente, todo lo que fue vía judicial, ¿sí?, se maneja de forma telemática, con lo cual ningún proceso estuvo bloqueado, se detuvo, me venía la palabra. ¿Sí? Todos los procesos que estamos llevando adelante, me incluyo porque participé en todo el expediente y en la preparación y en las traducciones, y Claudia los está representando, ninguno estuvo detenido, al contrario, fluyen, van más rápido. ¿Por qué? Porque se manejan de esta forma, por vía telemática, todo digitalmente. Entonces, me parece súper importante hacer hincapié en eso. Con el juicio, como mencionaba Claudia, entran todos los descendientes. Y no es necesario viajar a Italia. Questo non mi ricordo se l'abbiamo già detto, però non è necessario viaggiare in Italia. Ah no, non l'abbiamo precisato. No.
Allora, è un altro vantaggio che mi sembra molto importante. Io ho già parlato dunque della situazione di pandemia in questo contesto veramente difficile che le regioni e i comuni passano da un colore all'altro, è proprio un Sì, arcobaleno, Raffa, ti arancione, dico, rosso, giallo. ti do questa notizia in anteprima. Noi da domani, noi in Campania, da domani siamo in zona rossa, in Campania, ma così come in tante regioni d'Italia. Quindi veramente in questo periodo storico viaggiare è impossibile, è difficile ed è rischioso. È rischioso non soltanto sotto l'aspetto sanitario, come dicevi tu, anche insomma c'è il rischio di restare qui. Ti dico che lo scorso anno delle persone dal Brasile sono venute qui per insomma, la cittadinanza in comune e sono rimaste bloccate nel periodo Pasquale, sono state qui bloccate per insomma impossibilità perché c'era il lockdown, eravamo in piena zona rossa. Per cui questo assolutamente lo sconsiglio. Per ora venire in Italia non è praticabile insomma come strada. Anche per il fatto degli aeroporti, se chiudono tutto, cioè, e poi anche il fatto che non si può lavorare, non si può lavorare, quindi ti devi trasferire con tutta la famiglia per fare tutti i parenti che vogliono fare la cittadinanza, perché altrimenti se viaggiano solo prendi solo quello, la cittadinanza, viaggiano Certo. tutti. E devono restare lì, risiedere senza lavorare, non è Certo. facile. Certo. Entonces, como decíamos, el beneficio, las ventajas, no hay que pasar por el consulado, no hay que viajar a Italia, se pueden incluir todos los descendientes en el proceso, ¿sí? En el mismo proceso y obtienen todos juntos la ciudadanía. Otra cosa che mi pare molto importante, Claudia, volevo parlare del vantaggio della validità degli atti. Posso? Vai, vai, fai Ti va? questo accenno che è importante, assolutamente. Poi lo spieghiamo anche in italiano, anzi lo anticipo un attimo in italiano. Sì, per favore. Gli atti per il processo non scadono, non hanno una data di scadenza, non hanno un tempo di validità. Dunque io posso utilizzare, e molti miei clienti lo sanno perché lo stiamo facendo, atti che sono di 2 anni, 3 anni, 4 anni addietro. Ed è questo importante perché capita che le persone mentre iniziano, prendono il turno, hanno le loro difficoltà per prendere il turno, arrivano per la consegna degli atti e quegli atti sono scaduti, quindi devono rifare tutto da capo. Questo è veramente insomma, un altro aspetto da considerare tra i vantaggi anche economici rispetto a insomma, questa strada alternativa che abbiamo proposto. Allora, bueno, como decía Claudia, otra ventaja es justamente que las actas no vencen. Ustedes saben que para vía administrativa, por el consulado, bueno, sí, las actas no vencen, sí tienen que ser actualizadas, timbradas, sobre todo para el consulado de CABA, por ejemplo, el de Mar del Plata, que igualmente no está atendiendo, sí acepta actas gratuitas, pero bueno, no hay que apostillar. Digamos, es como más fácil, ¿sí? Pero cuando ustedes viajan, deciden hacerlo por vía administrativa, ir al comune italiano, hacer el trámite de la ciudadanía italiana, recuerden que dependiendo de qué comune ustedes elijan, aceptan cierta validez de las actas. Hay comunes que aceptan actas con hasta 6 meses de validez, otros hasta 12. ¿Qué ocurre? Hay mucha gente que se confía, está mal asesorada y creen que la validez es a partir de la apostilla. No, señores, la validez empieza a correr a partir de la fecha de emisión de la partida. Si ustedes la piden el 1 de marzo, a partir de ahí empieza a correr el plazo, no a partir de la apostilla, ni de la traducción, ni de la legalización. Nada, es a partir de la fecha de emisión de la partida. Y como estábamos hablando antes, como decía Claudia, la validez de las actas para lo que es el proceso judicial no tiene un vencimiento, ¿sí? O sea, ustedes pueden presentar actas de hace unos años. Con ese tema no hay ningún problema. Es más, Claudia lo mencionó.
para la vía judicial no son necesarias las partidas de defunción. ¿Mm? Entonces, me parece también eso importante para que todos lo sepan. Assolutamente. ¿Mm? Sì. Volevi aggiungere qualcosa altro? Io ho una cosa che voglio dire. Vogliamo dire perché questo non è diffuso? Perché veramente è una cosa che mi gira per la testa. Cioè, questa cosa, questo affare mi frulla per la testa. Sono un po' cattiva. Il mio scorpione, lo scorpione napoletano, proprio mi esce, capito? Mi esce come un film horror. Vogliamo dire perché questo non è diffuso? Chiedo che, per favore... Ti prendi la responsabilità di quello che stai dicendo. Io me la prendo, io sono responsabile di quello che dico, ma non di quello che pensano gli altri. Lo dico? Vai. Lo dico. Dillo. Ma tu poi mi devi difendere dopo. Vabbè, entonces, assolutamente. Voy a decir y me hago súper responsable de lo que voy a decir. Por eso digo, yo me hago responsable de lo que digo, no, de lo que entiende el resto. Porque esto es algo que no está difundido. ¿Mm? No porque nosotras estemos inventando que se puede hacer un proceso judicial cuando no se puede hacer. La doctora Claudia Santoro tiene una matrícula de 15 años. ¿Sí? Yo tengo una matrícula de 20, traductora pública, soy perito judicial. A ver, me hago responsable de lo que digo. ¿Por qué esto no está difundido? Porque claramente todos los gestores que ofrecen los servicios en el exterior de acompañamiento, de alquiler, te acompaño, te llevo, hacemos el trámite, se quedan sin laburo. Se quedan sin trabajo porque la gente no viajaría más. Esa es la realidad. El proceso judicial supera en beneficios y en ventajas a la vía administrativa en el común. En cuanto a tiempos, a ver, sí, en la comuna te tarda 6 meses, supongamos. Ok, pero el dinero que vos gastás alquilando y viviendo y solamente de pasajes de aéreos supera los costos del proceso realmente. ¿Eh? Non lavorando. E non lavorando. E anche pensa una cosa, con la svalutazione che abbiamo in questo benedetto, non so se dire benedetto o maledetto paese, cioè se tu devi cambiare, devi comprare euro, minchia, come si fa? Cioè, come si fa? Perché è possibile, mi serve una fata, proprio la fatina che fa tic, magia, con la bacchetta, è impossibile residere in Italia e tutto il gruppo familiare sin lavorare X cantidad di mesi che dure il trámite, soprattutto con la situazione che vivimos nosotros in Argentina, di questa devaluazione, si querés comprar euros. Si alguien tiene una receta, una hada mágica madrina que cambie los euros, por favor me pasan el dato. Me mandan un mail. así que bueno, realmente los beneficios son muchísimos. Me parece que está muy bueno que nos conozcan, que me conozcan a mí, que conozcan a Claudia. Trabajamos incansablemente. Estamos siempre en contacto con los clientes, asesorándolos, apoyándolos en este camino que es espectacular. Es un camino a veces un poco más complicado, pero es maravilloso el camino hacia el reconocimiento de la ciudadanía italiana, la emoción que sentimos cuando son declarados ciudadanos italianos. Mm? Bello, bello, sì, Raffa, bello. No, invece io, Raffa, a proposito di quello che dicevi, no, che accompagniamo nel cammino, che non lasciamo mai soli i nostri clienti, io mm-hmm. volevo raccontare un aneddoto a cui pensavo proprio questa mattina, ed è questo. Sì. Come sai, io insomma rispondo, io come anche tu, io rispondo anche di notte ai miei clienti,
Quanti di loro sono adesso collegati lo potranno confermare, perché insomma per via del fuso sono insomma sempre allerta perché da voi è giorno mentre io magari io dormo e quindi insomma la stessa cosa mi capita con il Brasile, Sì. ancora di più con il Messico che sono 7 ore di differenza. Allora ti dico che una volta, e questo è simpatico, una mia cara, carissima cliente brasiliana che mi sembra non sia collegata ma poi ascolterà e lei saprà benissimo che mi riferisco a lei, mi disse: ma dottora, ma lei non dorme mai? Perché io le rispondevo di continuo durante la notte a tutte le ore: ma lei non dorme mai? E io risposi, ed è questo un po' insomma il senso, no? Anche delle nostre notti insonne. Io dissi: ma certo, cara Marilei, perché mi ascolterà e saprà che parlo di lei, ma certo, cara Marilei, ma con un occhio solo. E È vero, questo è insomma vero. dà un po' il senso del nostro lavoro, che ce la mettiamo tutta e siamo sempre connesse. È vero. È molto bello. Se vuoi insomma raccontare brevemente questa Sì, cosa è che comunque per far quello che capire capita anche a quanto me è così. per far capire L'aneddota di quanto Claudia, siamo vicini. sì, l'aneddota giustamente di Claudia con una persona, un cliente de México que ella le escribe, obviamente por el huso horario, en diferentes horarios, y quizá Claudia, en vez de estar durmiendo, le responde. Entonces, esta persona le consulta a usted, doctora, ¿usted no duerme nunca? Y ella le respondió, sí, con un ojo solo. Es un poco lo que nos pasa. Sí, es vero, sí, siamo coinvolte dal lavoro. È un piacere comunque, è un piacere lavorare così perché è un impegno, siamo impegnate e siamo vicine ai clienti. Assolutamente, l'impegno è con loro, è con Sì. loro che conduciamo per mano sin dai primi passi, quindi sin dalla Sì. procura, dai certificati che analizziamo, anche l'analisi dei certificati è gratuita, quindi insomma fin quando non capiamo che si può procedere, svolgiamo il nostro lavoro veramente per il piacere di farlo, per il piacere di regalare, di realizzare un altro sogno. Es Questo eso, è molto es bello. cumplirles el sueño, es hacer realidad un sueño y devolverles el derecho de ser italianos, como ocurre con la ciudadanía por vía materna, ¿eh? Es questo, es realizar el sueño y acompañarles y restituir anche questo diritto di essere italiani. Anche a quelli Sì. che fanno il processo per via materna. Certo. Cara, vogliamo un attimo Ciao. fermarci sui messaggini? Sì. Qui c'è, allora, stavano parlando quindi del figlio diretto, se non c'hai tutti i documenti, ah, scusa, in spagnolo. si tenés todos los documentos, sos hijo directo y no conseguís turno, seguí intentando. Fíjate en qué consulado te corresponde. Si es el de CABA, los turnos se abren para hijo directo domingo, lunes, miércoles y jueves a las 19 horas. ¿Sí? Ahora, a partir ya de marzo, tiene que estar cambiando. Fíjate eso. Si no, si es otro consulado, bueno, lo tendrás que chequear. Arquitecto Benedetto, todo este trámite, ¿cuánto cuesta? Bueno, eso lo pasamos todo de acuerdo a la cantidad de personas y de documentos y que haya para traducir todo, va variando de acuerdo a cada persona, eso lo podemos hablar por privado. ¿Qué más? Me había quedado otro, a ver, ¿cómo hacer hijos directos? Seguir intentando con el turno, no hay otra. Otra consulta, ¿ya hay algún caso de éxito para argentinos por imposibilidad de llamada de WhatsApp? Claudia, si quiere esta persona que aveva fatto la domanda sulle prove, ¿c'è qualche caso che sia stato completamente accolto per Sì, impossibilità di certo. chiamata su WhatsApp?
Certo, Raffaella, abbiamo già un precedente per questo tipo di processo, quindi insomma siamo sicuri di quello che diciamo e come sai lo facciamo insomma con grande grinta e grande insomma determinazione. Acá, mi tía tiene la ciudadanía, ya estoy armando la carpeta por mi papá. ¿Puedo abrir la de mi tía? Sí, a ver, él era italiano, si no me equivoco, creo que la consulta viene por ese lado. Tu padre creo que era italiano, ¿sí? Por lo tanto, sí, pueden presentar el trámite por hijo directo. Otra gran ventaja, questa è una collega che commenta. Un altro vantaggio per quelli che stanno a Buenos Aires, che la pratica dura minimo 730 giorni in più i 6 mesi che devono aspettare per richiedere il passaporto. Grazie, mi hanno detto non dimenticare, Raffaella, È mi hanno vero. messo. È vero. Entonces, grazie a questa collega che me tira letra. Es verdad, además de los 730 días que por ley no deberían ser superados, pero lamentablemente hay trámites que en el consulado sí demoran más de 2 años, no hay que olvidar esos 6 meses para después poder solicitar el pasaporte. Tenés toda la razón. Es verdad, en Buenos Aires todo el trámite de reconstrucción es engorroso. Qui la collega mi scrive, Claudia, anche i consolati di Rosario e di Cordova. Già Sì, sappiamo lo quello di so. La Plata, Anche la veramente due Plata, sì. palle, Anche lo dico, eh? Lo dico così. Anche la Plata. Alla Plata la c'è Plata. il prenoto online, mi sembra. Sì, e comunque abbiamo più clienti di La Plata, questo Sì. ci ricordiamo che stanno facendo il Sì. processo. Bene, tanti saluti, ragazze, grazie, mi sento una ragazza. Grazie avvocato per tutto il supporto, per la sua grande competenza. Grazie collega Raffaela, gracias a vos. No sé tu nombre, pero te mando un beso. Gracias. Hay partidas escaneadas por registro civil tanto en CABA como provincia que figura 2015. Las actas, si te referís a las actas digitales. Pero para el trámite judicial, sí, van perfecto, van perfecto. Sí, porque no te olvides que figuran escaneadas 2015 porque es la fecha en que se digitalizaron las actas. ¿Sí? Por eso te viene, cuando vos pedís una partida en CABA y te vienen dos PDF. El primero te viene la primera hojita, que es el acta, si tiene una hojita sola. La segunda hojita es como el certificado de digitalización, que dicen, o sea, acta de matrimonio digitalizada. Con firma ológrafa y tiene fecha 2015 o 2016, porque es la fecha en que se digitalizó. Después, el otro comprobante, que es el certificado GEDO, cuando la partida es timbrada, que es el requisito, por ejemplo, para CABA, para el consulado, dice que está paga y certifica la autenticidad de la firma digital. Pero sí, no hay problema que sean de 2015. La doctora ayuda a encontrar actas. Claudia, tu aiuti a trovare atti? Immagino che stanno Allora, parlando di atti italiani. sì, degli atti italiani, sì, aiuto, li richiedo e questo servizio generalmente lo offro gratuitamente per coloro ovviamente che si rivolgono a me, salvo insomma il pagamento di spese vive, insomma richieste dal genere le curie richiedono un po' di soldini, quindi questo servizio lo offro gratuitamente. Sí. Además, bueno, ahora está ocurriendo que hay muchas comunas o parroquias que cuando uno hace el pedido de las partidas están cobrando a partir de 30, 35 euros, hasta 50 euros hay que pagar. Entonces, obviamente que uno cobra ese pago que es lo que tiene que abonar y no en realidad honorarios por haber hecho esa solicitud. Por eso Sì. quiero resaltar que cuando hay clientes, obviamente, que están realizando con nosotros toda la preparación del expediente y ya tenemos, por ejemplo, la partida de nacimiento italiana y falta la partida, por ejemplo, de matrimonio,
y estamos armando todo el expediente y Claudia luego tiene que continuar con el juicio, Claudia busca, o sea, hace el pedido de la partida sin ningún costo. Allora, si necesitas encontrar un acta en Buenos Aires y en Italia, nos puedes contactar sin ningún problema, porque hacemos además búsquedas de actas con y sin datos, ¿sí? Chao, Rafaela, mi esposa debería aprender... ¡Ay, Leonardo Tarantino, un cliente de hace, no sé, como 10 años! Un beso, Leonardo, gran persona. Para aprender el italiano, sí, para hacer ciudadanía por matrimonio, sí. Turnos en La Plata. Los turnos en La Plata para ciudadanía directa están abiertos. Chequeen eso porque incluso yo lo posteé hace ya como un mes, si no me equivoco, que se abrieron y estaban ya dando para abril. Estén atentos, eso sí. Pero lo que es reconstrucción está muerto, muerto. Sí, Gabriela, la colega. Gracias, Gabriela. Lavoriamo tutti così, sgobbiamo, lavoriamo tanto per i clienti. Claro, entonces, no te entiendo esto. Que, a ver, Gabriela, ¿qué me pones? Dobbiamo anche tradurre il GEDO pagato. No sé... ¿En qué, para qué consulado mayormente trabajás? Pero lo que son Lomas, bueno, lo que era Morón, La Plata, sobre todo el de Cava, se traduce íntegramente. Partida, certificado de digitalización, el certificado GEDO. Se traduce todo, 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 todo. Claudia, qui c'è una ragazza que dice que no... non trova il luogo di nascita, soltanto quello della moglie, cioè del coniuge del, dell'italiano. Quindi se vuole, tipo... Ma la moglie è italiana? Non sappiamo sì. Se la moglie è italiana. Sì, sì, evidentemente sì. Adesso sì, in questo caso possiamo pensare... Vabbè, poi ne parliamo, in caso se mi vuole contattare, una soluzione ce l'avrei. Perfetto. Sì, Cecilia, si querés, me escribís y lo hablamos, no hay problema. Aspetta che mi scappano. Fabián, me mandaste la partita para traducir por mail, muchas gracias, y tenés que hacerle la ciudadanía de tu esposa después. Sí, primero registrás el matrimonio, primero eso, no te apures porque si ella va a tener que estudiar italiano y toda la documentación de ella vence. Reconstrucción de ciudadanía en Cava, ¿se encuentran atendiendo por WhatsApp? Sí, atienden, empezaron para septiembre, octubre del año pasado, pero realmente no hay turnos, o sea, cuesta mucho, la gente está años consiguiendo turnos, por eso estamos hoy acá dando este vivo, justamente, para la gente que está saturada de estar esperando durante años para poder acceder a ese turno, ofrecemos el servicio hiper especializado, garantizado, de un proceso judicial para que puedan obtener la ciudadanía, incluso un tiempo menor, un breve periodo, tiempo, ya se me está cruzando todo, que el consulado. El consulado sale en, con suerte, 24 meses, como decía la colega, más los 6 meses para poder obtener el pasaporte, en el proceso entre 18 y 20 meses. La doctora Claudia Santoro había mencionado que un juicio había salido 9 meses. Bueno, siempre tratamos de estirarlo un poquito para no generar mayores expectativas, ¿sí? Si sale en menos tiempo, mejor. Pero el promedio es ese, 18-20 meses, sin necesidad de tener que viajar. Para los pasaportes, se hace todo a través del FAST. Ahora tenés que registrar si tenés hijos menores de edad, los registrás por el FAST. Si ya son italianos, bueno, tendrás que pedir el turno para el pasaporte. Si, Claudia, sono italiani tutti e due, parla que sono, si sono sposati en Argentina. Contactanos y si se puede hacemos la búsqueda.
Possiamo anche fare la ricerca qui. Può farlo tramite la moglie, però ovviamente bisogna motivare che l'altro certificato, quello dell'italiano, manca, perché altrimenti sarebbe una falsa materna, una tipologia, insomma, che non accettano. Nos puedes eso consultar, Cecilia, sin problemas, porque a veces ocurre que no hay documentación del hombre italiano, que falta algo. Entonces, de esa forma se hace a través de la mujer, pero demostrando justamente que no se hace por él o porque se naturalizó o porque falta documentación. De esa forma también se puede hacer. Así que nada, tenés forma. Si necesitas de alguna búsqueda de acta italiana, puedes consultarnos, y también para la búsqueda de actas argentinas sin datos. O sea, como saben, los registros IRE están cerrados por la cuarentena, que teóricamente terminó, pero no está laburando nadie en este país, ni siquiera los ministerios, todo de forma online. Así que un besito para todos los que están trabajando de su casa. Y nos tenemos que bancar los plazos larguitos de apostillas, de ministerio, etcétera. Allora, oggi sono venuta con la mitra, così, contro tutti quelli che non lavorano, che rallentano le pratiche, e con tutti quelli che dicono che questo non si può fare. Todos los que dicen que el juicio no se puede hacer también, les mando este besito, no lo difunden porque si no se quedan sin laburo, y a quién le alquilan las casitas en Italia. Brava, si tengo una carpeta armada en el consulado acá en Argentina, ¿se puede armar otra para hacerlo por vía judicial? Allora, questa credo che sia una signora, non lo so, dice, ho un fascicolo che è stato presentato in consolato, perché l'ha presentato un parente suo, quindi se può farlo via giudiziale per lei. Allora, sì, sempre che abbia gli originali. Noi abbiamo bisogno degli originali, per cui se lei può recuperare dal consolato gli originali, i certificati in originale, certo che lo può fare. Bisognerà soltanto aggiungere la procura e legalizzare, insomma, fare quello che manca nei certificati che ha. Perfetto. Entonces, come dijo Claudia, io quería che respondiera a ella. Vas a necesitar todos los originales, o sea, arrancás a pedir la documentación de nuevo, desde el italiano hasta vos. Si vos no querés pasar por el consulado, por toda esta demora eterna, por el turno, podés hacerlo por vía judicial, porque justamente va por otra vía, por la vía judicial, como mencionó Claudia, en los tribunales de Roma. ¿Sí? Con el poder, como ella mencionó, con las pruebas, como ella mencionó, que en su momento siempre le ofrecemos a todos los clientes, y como requisito fundamental que presentes los originales. O sea, si tenés copias de todos esos documentos que están en el expediente del consulado, de cero, todo de vuelta, en original, ¿sí? Desde la partida de nacimiento del antenato del italiano hasta el último descendiente. Sì? Esatto, esatto. Naturalmente se non li ha, se non li può recuperare dal consolato, li può comunque richiedere, mi rendo conto. Si possono richiedere di nuovo. Certo. Perfetto. Ma c'è gente che comunque a volte fa fatica, che dice no, devo raccogliere i documenti, che non so. C'è gente che non sa manco dove è nato l'italiano, questo succede. Sì, lo so, lo so. Qualcos'altro da aggiungere, bella signora? Grazie a voi. Cara... Raffa, nulla. Allora, io soltanto se volevi brevemente riassumere, tu dici mi fai continuare a parlare? Sì, perché lo dobbiamo raccontare a quanti si sono collegati da poco. Quindi noi proponiamo una strada alternativa, a quella amministrativa che si svolge in consolato, dove ci sia l'impossibilità di accesso, come avviene per gran parte dei consolati lì in Argentina e in Messico, oppure dove ci siano
lunghissime file. Per esempio, io in Brasile ho molti clienti dei consolati di San Paolo, per esempio, Brasilia, insomma, dove ci sono lunghe file, cioè file anche decennali. Le persone aspettano anche più di 10 anni per accedere alla cittadinanza. Dunque, diciamo, noi cosa abbiamo proposto sinteticamente? Cosa abbiamo proposto in questo live? Questo a beneficio di quanti, come dicevo, si sono collegati da poco. Abbiamo proposto una strada alternativa. In cosa consiste? Nel richiedere la cittadinanza per via giudiziaria, quindi attraverso un processo che si svolge in Italia, in tribunale a Roma, un processo che seguirò io in quanto avvocato italiana e che non necessita il viaggio qui in Italia, quindi non bisognerà venire qui in Italia. Sarà soltanto necessaria una procura in mio favore, una procura, un poder che vi forniremo noi, di cui vi forniremo un modello, e con quella procura io, insomma, potrò rappresentarvi in tribunale, rappresentare il vostro diritto alla cittadinanza. Dunque, procura, certificati che provino la discendenza dall'italiano sino ai richiedenti, e le prove dell'impossibilità dell'accesso o dei ritardi del consolato quando, insomma, si tratti di consolati in cui, come dicevo, ci sono file di tanti anni, anche ultradecennali. Il processo, come abbiamo detto, si svolge in circa 18-20 mesi, ma questo è soltanto un tempo di massimo indicativo, può anche durare molto meno, come abbiamo detto, e null'altro, credo, insomma, ci siamo raccontati tutto. Se sinteticamente ricordi a quanti si sono collegati adesso, questo breve, insomma, il motivo, il fulcro della nostra conversazione di oggi, di questa domenica, e lo sintetizzi brevemente. Ti ringrazio tanto, Raffa. Entonces, para todos los que se conectaron a lo último y quedaron como medio enganchados, el motivo de nuestro encuentro, de nuestro live hoy, fue ofrecer esta información a todos los que necesitan realmente resolver la cuestión del trámite de la ciudadanía italiana y no pueden acceder al turno. Se ofrece esta vía alternativa, que es una vía judicial, un proceso judicial por esta demora del consulado, por esta imposibilidad de acceso al turno consular, mediante el cual se presenta toda la documentación desde el italiano hasta el último descendiente, ¿sí? Legalizado, traducido, con un poder letrado a favor de la doctora Claudia Santoro para que los pueda representar ante los tribunales de Roma. Y ofreciendo también la prueba de esta imposibilidad de acceso al turno consular, ¿sí? Los tiempos son 18 a 20 meses promedio. Puede salir en menos, puede salir en menos, pero siempre marcamos eso. El promedio es eso, ese es el plazo. ¿Posso aggiungere un'altra cosa? Mi fai paura. Lo sapevo. Devi temere, devi temere. Vai. Allora, perché io so che tanti tuoi, sì, colleghi, quando fanno il processo del 48, poi si fanno pagare tot per la trascrizione degli atti. Posso dire questa differenza? Vero. Sì. Occorre? Che occorre? La doctora Claudia Santoro, además de ser impecable y brillante y buena persona y excelente abogada, les ofrece, ¿sí? A ver, hacemos toda la preparación de la documentación y en todo este juicio y este acompañamiento y asistencia legal se incluye hasta la transcripción de las actas en la comuna. Eso me parece súper importante porque hay muchos abogados que no lo incluyen esto. Entonces, una vez que sale la ordenanza, la sentencia favorable, después le quieren cobrar a los clientes por este servicio extra, Que en cambio Claudia ya lo incluye en los honorarios del proceso. Lo volevo Grazie. dire, mi sono sfogata, mi sento pure più magra, più leggera. Ah, che bello!
Mi sento più di legume. Dobbiamo chiacchierare di più allora. Hai paura di me, lo so, lo so. Dici questa pazza, chissà che spara. Raffa, noi siamo Santoro. Siamo Santoro. Siamo E ti ho Santoro, preciso. abbiamo il sangue napoletano. Quanti Santoro ci stanno seguendo? Almeno un paio. È Sanno un bene paio. cosa significa essere Hanno. Santoro. I Santoro siamo fedeli, siamo molto operosi. Mio figlio direbbe operoso come un'ape, perché lui ripete quello del libro, operoso come un'ape. Siamo come delle api, lavoriamo Sì. tanto, siamo Sì. sincere, siamo oneste. Ci scrivono siete cugine? No, No, non siamo no. cugine. Noi siamo amiche, ci siamo Siamo conosciute per amiche. caso. Eccola, una delle Santoro che batte le mani. Lavoriamo così, lavoriamo sempre per i nostri clienti, lavoriamo sempre per i nostri clienti. Lo Lavoriamo al importante meglio per i nostri clienti. è che siempre sí, dejamos el vivo grabado, así después dicen estas dos locas que estuvieron hablando, queste due pazze, soprattutto io che bestemmio contro il governo, contro questi. Sì, non ci facciamo sentire. Se puede volver a ver, sí, ahora lo dejamos grabado. Realmente lo más importante es que nos vuelvan a elegir, que nos sigan eligiendo, que la gente confía y que después nos siguen recomendando a lo largo de los años, después de 20 años, si te siguen recomendando, algo bien haces. Soprattutto quello, che un cliente cuando viene e ti richiede i servizi, dopo ti sceglie e riferisce, cioè dice: guarda, ti consiglio, vai da questa, vai da Sì, questa. è vero, è cosa che capita spesso, insomma, per il Capita passaparola. spesso. Questo vuol dire che il lavoro è fatto bene. È È così. ben fatto, ben È ben fatto. fatto, perfetto. Allora, credo che Va abbiamo bene. lasciato abbiamo fatto una chiacchiera molto, molto positiva. Abbiamo Sì. fornito un po' no? Direi Di di sì, dati. arrivano tanti cuori, quindi sì. Tanti cuori, abbiamo svelato un po' di segreti, credo che dimos puntos muy importantes, compartimos un par de secretos, porque realmente hay gente que tiene muchas dudas. Y que dice, no, esto no se puede hacer porque nadie lo difunde. Porque si esto se sabe, nadie más va a estar esperando 5 años para conseguir un turno en el consulado, ni tampoco se van a ir con toda la parentela a Italia dejando de trabajar 3, 4, 6 o más meses. Me parece que es súper importante. Nosotras ofrecemos nuestra asistencia, nuestro asesoramiento, nuestro tiempo, que es lo más valioso que podemos dar, nuestra excelencia académica, como digo siempre, nuestros Anche la nostra conocimientos. simpatia. Ah, ma quello, la cosa più importante. Me parece que es muy importante y estamos acá. Dando nuestro tiempo, así como ustedes nos están acompañando y regalando el suyo, y me parece, como digo, siempre hasta el cansancio, me parece súper importante que nos conozcan. Lamentablemente, en lo que es ciudadanía italiana hay mucho, mucho estafador, mucho gestor, mucho trucho. Que ofrece cosas, hace poco, incluso está en los posteos en la página de Facebook. Hubo en provincia de Roma varios casos, fue 600 ciudadanías truchas, ¿no? 600 ciudadanías truchas de gente de Brasil, 600 brasileños. O sea, hay que evaluar también uno con quién va, porque si una ciudadanía te tarda 6 meses en Italia, ¿por qué vas a ir de uno que te la ofrece en un mes y medio? Hay que ser coherente. Entonces, me parece súper importante que nos conozcan, vean quién está detrás de cada posteo, de cada información. Nosotras ponemos nuestra cara, ¿no? Siamo noi, sempre dietro ad ogni post,
ad ogni risposta, mi stanno ringraziando perché rispondo sempre il fine settimana, grazie. Siamo sempre noi, la faccia è questa, siamo noi che offriamo l'informazione. Santoro, siamo Santoro. Sempre noi. Siamo Santoro Santoro, quindi potete fidarvi, se pueden confiar ciegamente que todo lo que toda la información que ofrecemos es absolutamente clara, es la posta, es todo verdad. Así que, bueno, gracias a la colega Gabriela que también nos desea muchas cosas buenas. Gabriela, yo también te deseo un año súper productivo de mucho trabajo. Trabajo para todos los argentinos. Y salud para todo el mundo, realmente, que podamos salir adelante. Carissima, ti abbraccio alla distanza. Grazie di questo tempo, grazie di essere stata mia ospite. Grazie, grazie a te, Raffa. Grazie perché per me è un piacere. È un piacere lavorare insieme a te, che ogni volta che ti scrivo a qualsiasi ora per i clienti, e mi rispondi, quando tu mi chiami io ti rispondo, è un piacere, eh? Es un placer lavorar, trabajar con alguien tan honesto, tan especializado, que trabaja de la misma forma que trabajo yo, incansablemente, noche y día, y trabajamos codo a codo para cada cliente, siempre tratando de mejorar cada día. Grazie veramente di cuore. Grazie. Ti voglio tanto grazie bene. Grazie Raffaella. Grazie anch'io, davvero. Un bacio grande. Aspetto di abbracciarti. Ringrazio tutti voi, i nostri ospiti che ci hanno seguito e auguro un buon domingo. Ah! Wow! E muchas gracias. Muchas gracias para todos por habernos acompañado, que tengan muy lindo domingo y que empiecen la semana súper, súper, súper bien. Un beso grande para todos. Tutti.